Ciao bimbi, ciao bimbe, io sono Barbara Dominici e benvenuti e bentornati in un nuovissimo video. E anche oggi sarà un bellissimo video slime di una vostra ricettina. Quindi se mi hai scritto una ricettina potrebbe essere la tua. Ma prima di lasciarvi al video vi volevo ricordare che ci sarà il giochino del giorno e le regole verranno spiegate successivamente. Quindi non mi resta altro che lanciare la sigla. Rieccoci tornati davanti al nostro micro calderone e anche oggi andremo a fare insieme una vostra ricettina. Il primo ingrediente che mi scrive la mia bimba è un bagnoschiuma ed io per la ricettina di oggi ho deciso di utilizzare il palmolive. Prego palmolive! Anche questo è un sapone che abbiamo già utilizzato, quindi ne sono certa lui va. E allora andiamo a mettere subito una spruzzata, che per voi è il classico cucchiaino. Anzi, diciamo che ho abbondato, oggi è più un cucchiaio e mezzo. L'inserimento dei saponi non è terminato, ma prima mi dice di andare a mettere un dentifricio. E per questa ricettina ho deciso oggi di prendere il Mentadent, e come lo chiama Alice, il Dentament. E ne vado a mettere un pochino qua dentro. Ho preferito fare il contrario perché così il dentifricio mi si amalgamerà al sapone e ha fatto un rumore un po' bruttino. Adesso sembra il mostro di Loch Ness nel mare. Ma prima di andare a mettere l'ingrediente successivo, io direi di fare il giochino del giorno. E il giochino del giorno è indovina il fiore. Prego regia, lo state vedendo, è un fiore molto molto facile e oggi vi comunico che ci sarà il secondo giochino del giorno dopo, ma sarà difficile. Facilissimo, perciò state molto molto attenti perché non dovete più indovinarne uno ma bensì due, di due difficoltà diverse. Il primo sarà facile, il secondo sarà difficilissimo. E come sempre vi aspetterò giù nei commenti per darvi la risposta esatta. Fatto anche il giochino del giorno, io andrei a mettere il terzo ingrediente, che è uno shampoo. E per oggi ho deciso di utilizzare uno shampoo che a me piace moltissimo e so che piace anche a voi, perché come al solito quando uso i Sunsilk il video va bene. Quindi andremo a utilizzare oggi questo qua, verde, e diciamo che oggi il colore dello slime potrebbe essere verde, non lo so, vediamo. E ne vado anche di questo a mettere un cucchiaio. Ma oggi che cosa ho con le proporzioni? Anche questo è un cucchiaio e mezzo. Oh mio Dio, verrà uno slime gigantesco. Adesso i saponi sono ufficialmente terminati, però non è finita qua la ricetta, perché c'è un ulteriore ingrediente, che è la panna. Prego panna, puoi entrare. E così ogni volta la metti al contrario, Barbara. Loro la vedono in un'altra posizione e la vedete così. E lo so, avete ragione, ma mi torna più facile farla entrare in quella maniera. Comunque andiamo a shakerare, perché se non shakeri questo non viene bello smoso. E vado a prendere la spatola Schi e ne metto proprio poco poco poco, perché sapete che a me la panna non è che mi piaccia molto negli slime. E invece voi continuate a scrivermela, come le ricettine con le farine, l'amido di mais, non me le dovete scrivere più. Perché? Semplice, perché non ho voglia di impastare per ora. Perciò se volete che io vada a realizzare le vostre ricette, cercate di scrivermi per questo periodo ricette senza farine. Il quantitativo che andremo a utilizzare noi oggi sarà questa noce, pallina, palletta di panna. E so già che è troppa, però ormai andiamo a girare. Girando girando lo slime si è colorato del color del dentifricio. Questo colorino non mi dispiace, ma visto che qualche giorno fa ho fatto degli acquisti, se vi siete persi il video o ve lo lascio giù in descrizione, ho proprio voglia di utilizzare le nuove tempere. Ed è giusto che le faccia entrare. Tempere, milioni milioni di tempere, potete entrare e farvi vedere dalle mie bimbe, anche se in teoria vi avrebbero dovuto già aver visto, ma vabbè, facciamo finta di sì. E
sono loro! Guardate che carine! Non vedevo l'ora di fare uno slime per provarla insieme a voi. E visto che questo slime è venuto già carino, e mi dispiace anche un po' per dirvi la verità, perché di solito vengono quei colorini bruttini, mentre questo è già venuto davvero carino, e però lo voglio utilizzare e andrò a colorarlo di... fatemi pensare... la scelta è davvero difficile e vado a mettere un po' di questo qua, sì. Vabbè, proviamo a metterci un pochino di verdolino. Tanto giornalmente mi sono anche sporcata l'unghia, le andremo a provare tutti. Secondo voi ho migliorato o peggiorato il colore? Secondo me invece è molto molto migliorato, e mi sono anche molto zozzata le mani. Dai, sì, è molto bellino. A few moments later. Il colore è ben amalgamato dentro lo slime, quindi io andrei a fare il secondo giochino del giorno, quello in modalità difficile. Prego regia, puoi mettere l'immagine di oggi? Non vi posso dare nessun indizio perché questo è quello modalità difficile. E adesso ufficialmente vi aspetto giù nei commenti appena avete indovinato o uno o addirittura tutti e due le immagini nascoste di oggi. Ora ufficialmente i giochi del giorno sono terminati. Fatemi sapere se vi piace la modalità facile e difficile e proseguiamo con lo svolgimento del nostro slime. Siamo però giunti al termine, perché adesso non ci resta altro che addensare. E questa volta mi fa addensare con il... no, non con il cicciocorno, ma il Pepita di Pepite! Vieni Pepita, fatti vedere dalle mie bimbe! E il Pepita di Pepite, non cadere per favore, ma quante rime faccio? È il... E se non sapete che cos'è, basta che andate giù nei commenti e scriviate tutto quello che volete sapere, perché le mie bimbe vi sapranno dare ogni spiegazione, vi sanno accogliere e sono anche ottime moderatrici. Perciò non esitate a chiedere, perché qualcheduno vi risponderà. Bene, andiamo ad addensare. E quanto ne devo mettere oggi? Tanto. E ho dovuto dire questa cosa perché guardate un po' che cosa è successo. Ta-dam. Ma non mi interessa, vado avanti, perché non ci si ferma quando si sbaglia, ma si va avanti. E vado a gettare il Pepita di Pepita all'interno del nostro slime. Vado a salutare il nostro Pepita di Pepita e ci vediamo al più presto, spero, se le mie bimbe mi scriveranno una ricetta con te. No, con il tè, con te, ma cosa dite, ma cosa capite? E andiamo a vedere cosa succederà quest'oggi. Mentre giro però, vi volevo ricordare che se siete amante degli slime, ma proprio dei super fan che vivete di slime e fate un sacco di slime, e non lo avete ancora fatto, io vi consiglio di iscrivervi al canale e attivando la campanellina riceverete ogni qualvolta io faccia uscire un video una super notifica. Perciò cosa state aspettando? In più è gratis, quindi fatta anche oggi la burocrazia. E speravo che venisse, ma qua... mi sa che oggi è un epic fail. E ho cambiato anche l'entusiasmo perché ci sono rimasta male. Perché ultimamente ogni volta che facevo la burocrazia lui si addensava magicamente. E invece vedo che niente da fare. Dovrò abbracciare la sconfitta quest'oggi. Ma prima di abbracciare del tutto la sconfitta, vado a dare una spizzicata senza fare l'ingresso, perché sennò metterei in cattiva luce il protagonista di oggi, che è il Pepita di Pepite. E vado a spizzicar giusto per prova. 1, 2, 3, 4, 5. E vediamo se riusciamo a recuperare questo slime di oggi. Eh no, purtroppo niente da fare, oggi è un epic fail. Ma non importa, perché io mi sono divertita un sacco nel passare un po' di tempo con voi. Anche se gli slime non vengono, io sono felice di realizzare le vostre ricettine. Piano piano le andrò a fare tutte, abbiate pazienza. Vi ricordo che gli slime senza colla non sono i veri slime, i quali giocabili e allungabili, ma queste diventeranno solo esclusivamente gelatine e vengono fatti con i saponi. Perciò dobbiamo accontentarci del risultato geloso. Oggi purtroppo è uno slime non riuscito, quindi pazienza. Quindi anche il video di oggi può dirsi terminato. Se il video vi è piaciuto lasciatemi un bel like, anche se lo slime non è venuto, voi lasciatelo a me perché so che vi volete bene. Vi mando un grandissimo bacio a tutti e dico a tutti, e ci vediamo al prossimo video. Ciao!